Ciao a tutti amici di calciomercato.com, siamo anche oggi in diretta per trascorrere un po' insieme questa quarantena da casa. Aspettiamo un po' che aumenti il numero di spettatori. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Ecco qui. Oggi avremo un ospite molto molto importante, si tratta di Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli e attualmente gioca in Serie C alla Virtus Verona. Iniziamo a vedere se è pronto, così parliamo velocemente con lui. Qui. Andiamo un po' con... Eccolo qui Fabiano. In attesa che arrivi. Eccolo qui, ciao Ecco, Fabiano, ciao, eccoci. Ciao. come stai? Bene, 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 grazie, dai. Come procede questa nuova quarantena? Perché tu sappiamo che eri inizialmente a Verona, adesso sei venuto a Napoli. Napoli, sì. No, dai, sicuramente meglio della prima da solo, che oramai iniziavo a parlare con i muri. E ora mi sto dilettando tra prendere il tè con le Barbie, farmi le unghie. Dato che ho due bimbe piccole, quindi mi stanno giocando abbastanza, dai. Come sta andando adesso che ci sono loro? No, è sicuramente meglio anche perché era 40 giorni che non le vedevo e mi mancavano un sacco. Poi passare un periodo così lungo in casa da soli e senza gli affetti è ancora più dura. Difficile. Già è dura di per sé. Tu sei stato a Verona, sei stato a Sì. Verona fino a poco tempo fa, ma lì che aria si respirava? No, la stessa, guarda, la stessa. La stessa nel senso che penso che un po' tutta l'Italia siamo nella stessa condizione, sicuramente a parte magari le zone, quelle ancora più colpite, dove sicuramente va il mio pensiero, Brescia, Bergamo, che stanno vivendo sicuramente un qualcosa di ancora più drammatico. E sappiamo, abbiamo visto tanto le tue storie su Instagram, i Sì, tuoi video, le pizze non tanto riuscite, però lì ti sei dedicato tanto, tanto all'allenamento, perché effettivamente c'era più da fare quello. Ma adesso che sei tornato a Napoli, ti dedichi più al trucco o all'allenamento? no, ora mi alleno, però ovviamente nell'allenamento ci sono magari più pause perché mi ritrovo magari una bimba sul collo, l'altra sugli addominali, l'altra sui piedi è un po' più complicato, però cerco sempre di allenarmi anche perché molto probabilmente non si sa, però si dovrebbe ripartire prima o poi. Appunto, credi si ripartirà prima o poi? Perché no, comunque non è semplice questa situazione, ci Sì, sono sì. tanti, tanti problemi, Guarda. legati soprattutto alla salute, ovviamente. Sì, che però penso che vengano magari messi da parte, se si pensa, perché si deve pensare al valore anche economico che può avere un'azione come questa del fermare tutti i campionati. Purtroppo molte squadre non stanno sicuramente in un momento florido, cioè basta guardare la Serie A, penso che di bilanci attivi si parli magari di 7 squadre, 8 squadre, il resto sono tutte che rischiano e di conseguenza non penso che ci si fermi. Però come c'è la Serie A, c'è anche la Serie C. Come credi andrà a finire lì? Guarda, più che altro il mio pensiero va al dopo, Sì. Le perché ripercussioni, appunto. con la burocrazia italiana poi riuscire a capire chi deve salire, chi deve scendere, se bisogna, cioè sarebbe molto, molto complicato anche fermarlo, capito? Cioè, magari sarebbe meno Sì. complicato farlo continuare, sicuramente prendendo dei provvedimenti, sicuramente senza gente sugli spalti, ma farlo finire in un qualche modo. Ma credi che potrebbe fallire qualche società di C? Tu che vivi appunto in Sì, guarda, quell'ambiente. possono e sono fallite. Io l'anno scorso Sì. avevo smesso di giocare a calcio, poi l'anno scorso avevo ripreso a giocare nel Cuneo.
che è una società che già dopo, verso gennaio, non ci pagavano più. E io già da lì ho iniziato a capire come era un attimo la dimensione, perché noi con i punti che abbiamo fatto dovevamo stare nei playoff e invece si è retrocessi perché ci hanno tolto tutti i punti perché la società non pagava. Quindi di problemi di questo tipo ci sono e ce ne sono tantissimi, purtroppo, ahimè, senza il problema Covid. Quindi chissà col problema Covid che può accadere. Ma parlando di, diciamo, un po' di calcio giocato, quanta differenza hai visto tra le varie categorie, a partire dall'A che hai fatto con il Napoli, soprattutto a livelli importanti, fino a scendere adesso alla Serie C, l'anno scorso ti sei giocato i play-out? Sì, guarda, la differenza è tanta, vabbè, sicuramente a livello proprio di Tecnico. professionalità, Ah, diciamo, in un ok. certo senso. Cioè, in Serie A hai tutto a disposizione e tu devi solamente allenarti, poi ci pensano loro comunque a tutto. Quindi mentalmente sei molto più libero nel fare solo quello. Per quanto riguarda il campo, la grossa diversità è, penso che sia la diversità, cioè la velocità di pensiero. Cioè, quindi magari un giocatore di Serie A gli arriva la palla, la stoppa, già visto il movimento che sta facendo un suo compagno, e magari un giocatore di Serie C non ha le stesse, o magari non tutti hanno la stessa velocità, quindi magari devi aspettare un poco di più. E purtroppo, mettendo tutte le regole anche dell'abbassamento dell'età, per incentivare a far giocare i giocatori giovani, si è fermato anche, secondo me, l'apprendimento. Perché prima un ragazzo forte, io so quando giocavo a Como, avevo 17 anni, però davanti avevo tutta gente che aveva dai 25 ai 30 anni e c'era da imparare, in ogni allenamento imparavo qualcosa. Sì. E ora un 17enne impara dal 19enne, perché ci sono tanti giovani e pochi giocatori esperti, quindi Però può hai anche essere una cosa difficoltà a buona imparare. per i giovani, per emergere, per iniziare a giocare, perché forse in Italia negli ultimi anni è stato proprio questo il problema, che i giovani non giocavano, non avevano possibilità di crescere, di sbagliare. Guarda, però c'è da dire che i giovani prima giocavano Meritavano. se meritavano. Cioè, se non meritavi sicuramente non giocavi, però se meritavi giocavi ed eri comunque un valore aggiunto. Secondo me questo poi va anche a influire sul fatto che magari c'è tanta gente che inizia a pensare: ah, cavolo, però non ci sono più i Totti, i Del Piero, tutti quei giocatori lì hanno imparato comunque da grandi giocatori quando erano giovani e hanno avuto a disposizione un bagaglio grosso, un bagaglio importante proprio da cui prendere. Invece adesso è diminuito tanto e magari anche il giovane che sarebbe diventato forte ha difficoltà perché impara solo da due persone. Impara da quello Capito? Cioè, leggermente più comunque giovane di il lui, livello quindi. si è abbassato, poi Sì. sicuramente il pro è che tanti giovani iniziano a giocare, però bisogna anche pensare che poi ci sono anche tanti ragazzi che smettono magari quando finisce l'anno degli over, degli under, capito, con tutto il Giusto, giusto, giochino. giusto. Ci sono effettivamente i pro e i contro. Sì, Eh sì. sì, sì. Senti, Fabiano, tu quest'anno hai giocato con la Virtus Verona fino a quando il campionato non si è interrotto. Ma com'è andata la tua stagione? No, dai, bene, bene. Io sono sempre, diciamo, in ripresa perché vengo da tantissimi anni, oramai saranno 4 anni che non faccio un ritiro iniziale, perciò è sempre un Ok. inseguire Sempre, sempre in corsa, arrivi. però bene, dai, mi sono comunque adattato a quella che è una società che poi è fuori dal comune, perché è proprio una cosa molto a livello familiare, la Virtus Verona. E mi sono adattato e dai, mi sto trovando abbastanza bene, dai. L'anno scorso sei stato protagonista indirettamente, ovviamente, di quel famosissimo 20-0. Che cosa hai pensato prima, durante e dopo quella partita? Ho pensato che
che c'era un qualcosa di sbagliato, Scusa, no? per chi non lo ricordasse, era la partita contro il Pro Piacenza Pro che, Piacenza. sì, che loro giocarono in 7 Sì, in 7, ma con un Magallanes. che poi la cosa assurda è che quei 7 erano tipo stati presi magari qualche settimana prima, qualche giorno prima, ed erano ragazzini di 16 anni, ma che non venivano neanche da un settore giovanile. E, cioè, guarda, da una parte sicuramente cioè, non avevo proprio voglia di giocare. Io poi ho chiesto il cambio dopo 20 minuti da capitano alcuno, gli ho detto al mister che era troppo una farsa, non ci stavo proprio a giocare una partita di quel tipo. Quindi da una parte sicuramente c'era un senso di tenerezza, però dall'altra uno dice ci sono tanti giocatori che cercano e fanno magari della loro vita un'occasione, cercano di arrivare tra i professionisti, capito? Tantissimi, non so quale sia il dato, centinaia, penso di migliaia di persone che cercano, di ragazzini. E magari non ci arrivano perché ci sono tante difficoltà nel mezzo, quindi magari far giocare questa partita e far finta di fare un 3-0 e poi finirla lì e fare melina, cioè non dava il giusto senso a quello che era. Sì, infatti so che tu eri contrario al Sì. fermarsi, a smettere No, di ho detto, giocare. noi ci siamo allenati, noi ovviamente non è che Sì. abbiamo giocato, che abbiamo cercato di fare 800.000 gol, anche perché in una partita così ne avremmo potuti fare 80 di gol. Sì, E ovviamente. noi abbiamo fatto un allenamento, quindi facevamo Sì. proprio gli schemi che si fanno in allenamento. E poi mi è dispiaciuto che molti miei compagni sono stati attaccati anche per l'atteggiamento che abbiamo avuto. Ma questo è comunque il mio lavoro, capito? Quindi non trovo giusto che delle persone che ancora non ci possono stare, non ci devono stare, ci stiano. Come si evitano queste cose? Si evitano da sopra, da in alto si evitano. Si evitano da in alto perché anche noi abbiamo iniziato un anno e poi a metà anno si sono accorti che la fideiussione non era valida. Cioè, se a metà anno ti accorgi e poi ci togli tutti quei punti a noi giocatori, non ci dai comunque delle garanzie. Ed è dura giocare senza garanzie. Noi ci siamo fatti comunque un bel mazzo in quell'anno. Eravamo un ottimo gruppo e siamo riusciti comunque a finire l'anno nel migliore dei modi. E meritavamo di stare a playoff e siamo retrocessi perché? Perché la società non aveva le garanzie e non aveva neanche i soldi. Però bisogna controllare dall'inizio tutto ciò. Facciamo un salto indietro nella tua carriera, che guardando tutto il percorso che hai fatto, cambieresti qualcosa? No, 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 sicuramente no, anche perché il mio modo di approcciarmi comunque al campo è sempre stato lo stesso. Io ho sempre messo passione, divertimento, allegria, quella per me è indispensabile. Ti ha sempre contraddistinto. Sì, Da io fuori questo è sempre emerso. no, devo giocare col sorriso anche perché se perdessi il sorriso non penso che giocherei più a calcio. Se perdessi la passione, per me questa è come prima cosa è una Vero. passione. Poi ovviamente ci sta il lavoro, quindi quando entro in un campo di calcio sono un professionista, faccio tutte le cose. Non cambierei nulla, ovviamente, nulla di quello che potrei cambiare. Avrei preferito magari non avere tutti gli infortuni che ho avuto in quegli anni. Io adesso ti faccio qualche nome e tu mi dici quello che pensi, tutto quello che vuoi. Il primo, Marek Hamšík. È un grande. Lui è un giovane, era un giovane vecchio. Cioè, Marek già a 17 anni giocava come se ne avesse 35. È sempre stata la sua caratteristica e la sua forza. E poi soprattutto è un grande amico. Con lui ancora mi sento e sono in un ottimo rapporto. Tu l'hai conosciuto già a Brescia, perché, Sì, ok. sì, sì. Quindi quando vi siete rincontrati a Napoli, No. com'è stato? Era ancora più bello sicuramente lasciarci in Serie B e ritrovarci tutte e due in Serie A, è stato piacevole sicuramente. E poi è stato anche magari più semplice per me poi mettermi nella squadra,
Integrarti proprio. Sì. Ti faccio un altro nome, Edireia. È il numero uno. Eddie è un signore. Eddie è proprio un signore con la S maiuscola, proprio una grandissima persona, un Tanto allenatore. ti saluta Biabiani. Non Eccolo, fare il ecco. fenomeno, saluta. Non t'avevo visto, bia bia. Vedi, di amici ne ho di amici, non l'avevo visto. E di no, un grande. Vedi, poi la cosa bella del calcio è questo, sono questi rapporti che riesci a creare con certe persone che sono fantastiche e ti rimangono sempre, sempre vicine, a prescindere poi da dove uno giochi o meno. Un altro nome è il difensore di oggi, Koulibaly. Beh, allora a me è sempre piaciuto sicuramente un difensore con delle doti fisiche che sono pazzesche. E, mi piace molto. Ha avuto, vabbè, un calo soprattutto a inizio anno, e dovuto anche magari ai tanti impegni che ha avuto. Quindi spero di ritrovarlo poi per l'anno prossimo, oramai nel migliore dei modi, se rimane. Speriamo, speriamo per il Napoli che possa comunque riuscire a ripartire appunto con Gattuso. Di Gattuso che pensi invece? Gattuso per me è ringhio, non è Gattuso, capito? Cioè, per me lui è ringhio, è una persona che ha fatto della sua voglia, della sua fame, ne ha fatto il proprio lavoro e sta continuando a farlo sempre con quelle doti. E a me piaceva tantissimo in campo anche solo vederlo, era uno di quelli che ti metteva proprio paura quando ci giocavi contro, perché lo vedevi era incazzato col mondo, sembrava. E anche da allenatore, dai, sta facendo sicuramente bene, E lo sicuramente. vedo proprio allo stesso modo anche da allenatore. Sì, Lo sì, dici tu, sì, sì, arrabbiato anche dalla panchina, dallo spogliatoio in conferenza stampa. Lo vediamo sì. Sì. proprio Sì. come era Ma da lui è giocatore. quello. Cioè, lui è quello, infatti quella è la Sì, cosa migliore. che lo contraddistingue, sì. Pensando appunto a Napoli, qual è il ricordo che porti di più nel cuore? No, tutto, tutto. Cioè, sicuramente il San Paolo per me è una cosa più, ma io ora vi sto parlando dal Vomero, quindi cioè, oramai sono più napoletani di tanti, Però perché. intanto te lo chiedono, tifi Napoli o no? Sì, sono rimasto tifoso, mi guardo ancora le partite quando riesco e tifo, sì, è proprio una passione che mi è rimasta, ma son molto legato proprio alla città, capito? E mi piace la gente, mi piace un po' tutto di Napoli. Diciamo che sei diventato un napoletano adottivo. Quanto ti senti Sì, sì, napoletano sì. oggi da 1 a 10? No, 10, 10. Assolutamente sì, sarà felice Feltri. Ne Nero e napoletano, chissà che mi dice. Ce l'hai qualche frase in napoletano che è diventata tua? sì, ma non le posso dire, Ah, perché sono tutte parolacce. ovviamente come quando va all'estero, le prime Le parolacce prime che parole che si conosce, imparano sono le parolacce, sempre, sì. sempre. Quindi su quello, anche se cioè, ce n'è sempre qualcuna in più. Ho imparato che proprio c'è sempre un upgrade continuo nelle Sì, parolacce. si rinnovano sempre Bravo. le parolacce. Passiamo a un argomento un po' difficile, forse, di questa tua carriera, degli anni tuoi a Napoli, gli infortuni. Quanto hanno caratterizzato la tua carriera e secondo te dove saresti potuto arrivare ancora di più se non ci fossero stati questi infortuni? Guarda, dove non lo so, sicuramente già stavo viaggiando molto bene, avevo tante squadre che erano interessate, comunque ero appena andato in nazionale e a 23 anni che erano, c'erano tante cose di cui potevo fare, tante cose. È stato un peccato più che altro averli tutti assieme.
Capito? Perché a parte il primo infortunio, io poi appena ho recuperato subito mi sono fatto male all'altro ginocchio, ho recuperato quello l'anno dopo, me lo sono rirotto, cioè ho avuto 4-5 anni tutti di assestamento e sicuramente hanno influito sulla carriera. All'interno dello spogliatoio, chi il compagno di squadra più simpatico, oltre te, ovviamente. Parli del Napoli? Sì, parliamo di Napoli. Allora, parlando di Napoli, no, vabbè, Cannavaro, c'era anche Grava che ora ritrovo come direttore dell'area comunque dei Settore ragazzini giovanile, sì. del settore giovanile e quindi quando lo guardo con quella faccia seria mi viene voglia di andare dai ragazzini a dirgli guardate Guardate che che non era così. lui è lo stesso che metteva i petardi sotto al lettino del massaggiatore che c'era Carmando che faceva dei salti e quindi no, lui Grava i napoletani un po' tutti facevano morire, poi c'erano anche i sudamericani, ma come squadra era tutta simpatica, eravamo tutti uniti in quello, sì. Invece il giocatore più serio. Quello che Zalaieta era lì, rigava forse. dritto, sempre. Ah no, vabbè, poi più serio è sicuramente Cavani. Cavani è uno di quelli che c'è anche in allenamento, per lui ogni allenamento era come se fosse una partita, infatti da quello sicuramente c'è tanto da prendere. Poi c'era Zalaieta anche che però era un finto serio, perché lui faceva mezzo sorriso, In che però senso? parlava poco ed era fortissimo. Qui ti chiedono il rapporto con Lavezzi. Con Lavezzi buono, no, è stato buono, è stato all'inizio un po' traumatico perché ci eravamo un po' presi nelle prime settimane, e infatti erano girate parecchie voci, qualcheduna era giusta, poi ovviamente qui le voci sono un po', si Amplificate. modificano pian piano e diventano dei Come il casi. telefono senza fili. Bravo, bravo, il telefono senza fili. E guarda, saluto anche Di Paola che Sì. qua ci sono parecchi compagni. E quindi all'inizio c'eravamo un po' presi, poi però siamo diventati molto amici. Io tuttora ci mandiamo messaggi, ci sentiamo. È un grande lui è proprio divertimento allo stato puro in campo, ti fa divertire, si diverte ed è una delle cose più belle. Che coppia era quella formata, anzi, tridente. Amsic, Cavani e Lavezzi. Bellissima, bellissima anche perché noi difensori potevamo anche non guardare in avanti, capito? Cioè tu basta che lanciavi la palla in avanti a caso, perché tanto Volavano. tra Cavani e Lavezzi uno ci arrivava di sicuro, di sicuro proprio. Era più facile No, era spazzare, bello. dai. Sì, molto più facile. Invece, parlando sempre di attaccanti, qual è stato l'attaccante più difficile da marcare? Dico sempre lo stesso, è Crespo. Punto, Crespo è. cioè, hanno appena scritto, ce l'hai ancora il beauty di Crespo. Ce l'ho ancora, sì. Chi è che l'ha scritto? Ah, Franci, che lo saluto. Sì, c'ho ancora il beauty di Crespo, che è stata l'unica cosa, devi sapere, che ho chiesto a un giocatore. E lui mi ha così tanto impressionato in una partita giocando contro di lui che poi quando me lo sono ritrovato, mi ci sono ritrovato assieme a giocarci a Parma. Lui, l'ultimo anno, quando ha smesso, gli ho detto: guarda, Hernan, non ho mai chiesto nulla a nessuno, mi potresti lasciare un tuo ricordo? E lui molto gentilmente mi ha dato il suo beauty storico ed è una cosa che tengo molto, molto gelosamente. De Paolo comunque ti chiedeva più veloce lui o Lavezzi? Manuel, secondo me l'avezzi è di poco però, Di poco. Senti, invece l'allenatore, non facciamo nomi, c'è stato qualche allenatore con cui non andava proprio, con cui ha litigato pesantemente. Sì. Sì, anche perché diciamo che il mio pregio è anche il mio difetto. Cioè, mi reputo una persona abbastanza trasparente.
quindi se ho qualcosa da dire lo dico, ma nella maniera poi più giusta, più corretta. Non sono uno che fa scenate, non ho mai fatto scenate, però le cose quando non mi sembrano giuste le dico. E ci sono stati un paio di allenatori sicuramente con cui ho avuto da ridire. Sì. Avresti mai voluto giocare con, anzi, te la chiedo in modo diverso, con chi avresti voluto giocare? Non ci sei mai riuscito. Un giocatore, un sogno, un Contro? compagno, no, insieme, in squadra insieme, Assieme sì. a. Vediamo. Vabbè, assieme mi sarebbe piaciuto stare assieme ai brasiliani, quelli a livello di Ronaldinho. Cioè, io Esatto. avrei proprio voluto fare un allenamento con lui, capito? Perché Ronaldinho. secondo me deve essere una cosa spettacolare. Ma secondo me già sedersi No, ma guarda. e aspettare e guardarlo è bello. Già giocare contro di lui, cioè lo vedi proprio che ha un sorriso, un'allegria, una voglia, che rimani ipnotizzato, oltre che dai piedi, pure da lui, dalla sua faccia, perché fa proprio ridere, cioè è proprio bello vederlo. Facciamo ancora un altro salto temporale. Sì, un 2 anni fa, attimo, nel frattempo mi sposto. precisamente 2 anni fa, 2 anni e un giorno fa, Sì. ricordi che succedeva? 2 anni? 2 anni e 1 giorno fa, 22 aprile, No, non mi ricordo. Coulibaly di testa. Ah, eh sì. Che cosa stavi facendo in quel momento? L'hai vista? Mamma mia, Ovviamente no, l'hai vista la sai che partita. cosa? Allora, penso che probabilmente non mi ricordo se stavo in un ristorante. So solo che mi ricordo l'esultanza che ho fatto. Cioè, era proprio un urlo bello, mi è uscito proprio da dentro. Mamma mia, che bello! Sì, anche se purtroppo ci ha fatto solo che sognare. Per poco tempo, ma è stato comunque piacevole, dai. Cosa pensi della Juve? Vabbè, ma allora da Sono cattivo se te giocatore, lo chiedo. no, assolutamente. Guarda, ti rispondo, da giocatore non ci può che essere che odio. Ma odio perché è, diciamo, equivalente alla stima che uno ha della stessa squadra che ti batte per non so quante volte. Perché io ho giocato contro la Juve da ragazzino fino ad arrivare ai 30 anni e sono veramente poche le volte dove sono riuscito a vincere. Quindi è normale che ti cresca comunque una rabbia contro una squadra che ha questo strapotere, capito? E no, è così, dai. Quell'anno è stato l'ultimo di Maurizio Sarri, quel famoso anno Sì. del scudetto mancato. Ma da lì che cosa è cambiato nel Napoli che non è riuscita più a tenere i ritmi della Juve? Guarda, Cioè, penso che Sarri era davvero così importante, era davvero tutto per il Napoli. Secondo me erano tanti i tasselli che erano importanti. Cioè, quindi se tu vai a pensare, avevi un Higuain in quel modo, avevi dei giocatori in quella maniera, cioè c'erano tutti i tasselli giusti. Infatti, se tu quando vedevi le partite dove mancava una persona o due persone, comunque erano partite diverse. Io me lo ricordo bene quell'anno e molte volte in tanti criticavano Sarri perché faceva giocare sempre gli stessi. Però ogni volta che poi ne cambiava uno, non si giocava comunque con la stessa intensità e nella stessa maniera. E era un giocattolo proprio perfetto ad hoc. Perfetto. Era un giocattolo perfetto e è stato un dispiacere perché Cosa è mancato probabilmente. per vincerlo quello scudetto? Diciamo la fortuna. Diciamo. No, è mancata. Allora, la Juve è fortissima a livello mentale in una squadra, una società. Così è proprio forte. Quindi è normale che
che vincano da così tanti anni. Poi ovviamente c'è gente che non vuole parlare di sudditanza psicologica, io dico di no, dico che invece esiste, c'è, ma è normale, perché sennò dovrebbero arbitrare dei robot, capito? Se arbitra un robot forse non c'è un certo tipo di sudditanza, ma se tu vai a vedere anche, non so, una partita in quegli anni dove il Napoli stava lì per vincere, e vai a vedere una partita magari contro una squadra di seconda fascia dello stesso Napoli, magari un fallo in più lo poteva ricevere, ma perché è una cosa purtroppo, diciamo, normale, che hai un occhio di riguardo, che magari l'arbitro sta un poco più attento a rovinare una squadra che magari si sta giocando il titolo, capito? E quindi sono piccolezze che poi ti fanno la differenza. La Juve è sicuramente più fortunata in ciò. Perché Più ridi? fortunata, no, perché questo più fortunata è diverso rispetto all'inizio. Non capisco perché ridi. Allora, parliamo del Napoli oggi e di te. Ti ci vedi in futuro, in qualsiasi ruolo societario stesso a Napoli? Guarda, in un futuro non mi precludo sicuramente nulla. Non penso di voler stare in una società, cioè penso di voler fare un po' qualcos'altro, cioè magari aiutare i ragazzi che stanno a Napoli, dove è un bacino che penso che abbia, penso, tra i giovani più importanti. Tanto mia figlia mi fa vedere come si è messa il vestito. Bellissimo, amore. E quindi vorrei fare un lavoro di questo tipo su Napoli, perché, come dicevo prima, ci sono tanti ragazzi che meriterebbero veramente tanto, che però si scontrano sia contro una realtà difficile che contro diversi paletti proprio del mondo del calcio. E vorrei riuscire a dare una mano Sì. in questo. E quindi tu, cioè anche tu vedi che in Campania ci sono dei grandi talenti, ci I più sono tantissimi forti, talenti, però i più forti. come mai il Napoli non riesce prima di tutto, a farli arrivare a sé e a sfornarli questi Allora, talenti? Ti vedo il bloccato, fatto è Fabiano, che aspetta. Ti è vedo difficile. bloccato. Mi vedi? Ecco, Aspetta, stai caricando, però ti sento. Ok. ti dicevo, il fatto è che è molto difficile, perché comunque tutti noi che viviamo a Napoli sappiamo che le condizioni sono difficili. Qui i giocatori diventano magari più bravi, i ragazzini sono più bravi perché ancora vedi ragazzini che giocano per strada, cioè vedi ancora ragazzini con la passione, cosa che magari al nord trovi in poche zone. Qui invece ne trovi tanti e questo ti dà quel qualcosa in più, solo che poi riuscire a trasformarlo, in dedizione, lavoro, serietà, perché È quello il passo in avanti, per arrivare a sì. diventare calciatori puoi avere qualsiasi qualità che vuoi. Ma se tu prendi qualsiasi calciatore che sta in Serie A adesso e vai a vedere la sua vita indietro, vedi tanto lavoro, tanta passione, c'è un bel mazzo. Cioè io stesso fino ai 17 anni non ho mai fatto una vacanza con i miei migliori amici, no, 17, fino ai 20. E sono cose che comunque pesano nel momento, quando hai 15 anni e devi rinunciare a fare la vacanza con gli amici perché magari ti devi allenare, quello è il momento dove ti fa fare poi la differenza. E qui è molto più difficile, anche perché realmente vivere a Napoli è un'altra cosa. Io non l'avevo capito, non sapevo il perché. Io ho un socio che praticamente era fortissimo, un difensore fortissimo. E lui un anno ha preferito, invece che stare a giocare a Como, ha preferito tornare a Napoli perché non ce la faceva più a stare a Como. E io mi chiedevo il perché, perché mi sono detto: ma questo è forte, perché preferisce lasciare proprio il calcio? Perché poi il Como si era tenuto il cartellino, e quindi lasciare per un anno il calcio e tornare a Napoli. Poi, quando sono venuto nella città, ho visto la città, ho conosciuto la gente, ho capito il perché. Perché stare lontani da qui è difficile, molto complicato. E lo stai E vivendo anche tu. sì, lo sto vedendo Quando anch'io, lo lo sto provi sulla tua vivendo. pelle, capisci che è Assolutamente. diverso. No, no, e quando lo vivi capisci, e quindi capisci anche che puoi fare un qualcosa in più per aiutare questi ragazzi che molte volte vengono presi da procuratori, lanciati ovunque e poi abbandonati a se stessi.
E invece vorrei fare un lavoro su quel tipo, cioè dare seriamente una mano un po' a tutti i ragazzi a realizzare il proprio sogno. Parlando di settore giovanile, io ricordo che sei venuto una volta a Più Sant'Antimo. sì, più volte, sì. Ricordo, sì, io ricordo quando c'ero che ti ho visto. 5 maggio 2018, era un Napoli-Inter primavera che finì 0-0. Di quel Napoli, soprattutto, chi è che ti ha colpito? Se c'è qualcuno che ti ha colpito, e secondo te, cos'è che non andava ancora in quella squadra, che non va ancora oggi? Guarda, i settori giovanili sono molto complicati. Sì, giustamente, come Sono molto è complicati. il discorso che si lega prima, alla fine, sì. Bravo, bravo, sono molto complicati. Quindi già di per sé sono complicati. Poi a Napoli puoi immaginare che hanno una complicazione ancora maggiore. E no, è molto difficile. In quella partita c'erano sicuramente degli elementi che potevano fare bene, ma è difficile riuscire anche a vedere magari una squadra che sta tutto il tempo in difesa, capito, che ti chiudi, che io preferirei purtroppo ora ammesso sto fatto della retrocessione, delle cose, Sì, te ne uno e due. facendo così però non riesci più a vedere delle squadre che si giocano la partita, È che vero. imparano a giocare a calcio, cioè non imparano a difendersi, a sta chiusi, a buttare sulla palla e a sperare che non ti fanno gol. Vero. Purtroppo invece ora che i punti contano, devi fare così, perché ora sei già un passettino avanti, sei già tra i più grandi. E magari era meglio lasciare ancora un anno di tranquillità in questo, magari per i ragazzi. Tu comunque hai visto un po' l'evoluzione di Gianluca Gaetano. Secondo te dove può arrivare? Può arrivare sicuramente a grandi doti. Grandi doti tecniche, gli ho visto Visione? fare tante cose da giocatore, tante altre no, anche perché poi è difficile quando inizia ad andare in prima squadra, tornare a giocare con la primavera è una cosa difficilissima. Però ha fatto bene. Il mio consiglio spudorato è che debba fare delle esperienze fuori. Per forza di cose deve andare fuori, ma già quest'anno secondo me doveva andare fuori perché si deve ancora coltivare. Per coltivarsi in una grande piazza come questa a Napoli è difficile. Prima è meglio andare fuori e poi magari tornare, come ha fatto Insigne, come ha fatto in tantissimi. Infatti adesso è andato a Cremona, stava andando Ottimo. anche bene, però c'è stata questa interruzione. Forse però la scelta andava fatta ad inizio stagione. Già, io sì, già inizio stagione doveva andare, anche perché perdi tanto tempo e soprattutto in quegli anni così giovane hai tanto tempo da imparare, devi cercare di apprendere il più possibile nel minor tempo possibile, perché il giocatore forte non è quello che nasce forte, è difficile che ci sia il giocatore che ti arriva già pronto, già Del Piero, già Totti o già Sì. Baggio. Il giocatore diventa forte, il giocatore che diventa poi il fenomeno è quello che apprende più velocemente le cose. Quindi in questo deve riuscire a fare la differenza perché ha delle doti che sono sicuramente di alto livello. Fabiano, senti, ma tra qualche anno lo chiami Gianluca Grava? No, Gianluca, ma già lo chiamo tuttora, Oh, dico, già. lo chiami per qualcos'altro, per arrivare in azzurro, fare Guarda, qualcos'altro. ancora È presto, sì. non ho sicuramente questo in mente ancora, però non mai dire mai, mi hanno insegnato questo Certo. tanti ex compagni che dicevano non farò mai l'allenatore, poi dopo un paio d'anni, adesso quando li chiamo e li vedo con i capelli bianchi che fanno gli allenatori, perché poi gli allenatori dopo un paio d'anni invecchiano come proprio subito. E quindi non lo so, non penso, non è quello che vorrei fare, però non si può mai sapere. Va bene, Fabiano, io ti ringrazio, sei stato veramente gentilissimo. Ti lascio alle Grazie. tue bambine. Ok, grazie mille. Grazie Ciao. mille, un abbraccio. Ragazzi, per questa diretta è tutto. Vi invitiamo a continuare a seguirci sul nostro sito calciomercato.com, sulla pagina Instagram, Facebook e anche su Twitter.
per tutte le notizie, per restare aggiornati. Io sono Giovanni Annunziata, vi saluto. Ciao a tutti.